Esistono quasi 200 nazioni nel mondo, sì, le ho contate, e ciascuna è unica a modo suo. C'è chi vanta atleti leggendari, altri paesi invece ospitano animali che non esistono da nessun'altra parte. Alcuni invece hanno una geografia davvero insolita, e ci sono persino paesi in cui esistono 1500 varietà di pane. Pronti a scoprire un po' di curiosità? E allora prendete fiato e partiamo! E mi raccomando, occhi e orecchie aperte! Via! Il 50% dell'energia elettrica dello Sri Lanka deriva da centrali idrauliche. A dire il vero, nel tempo la percentuale si è ridotta al 20%, ma è sempre tantissimo. Questo perché sull'isola c'è grande abbondanza di corsi d'acqua e cascate. In aggiunta è uno dei paesi più piovosi del mondo. Il 75% di tutte le spezie sul mercato internazionale proviene dall'India. Quindi è questo paese ad avere il primato nella produzione mondiale di spezie. 180 varietà esportate in 160 paesi. Il Brasile ha vinto più mondiali di calcio di tutti. Con ben 5 vittorie, il paese sudamericano è da sempre il primo al mondo quando si tratta di talenti calcistici. La capitale delle Filippine, Manila, ha un'area metropolitana composta da altri 16 comuni. La popolazione delle megalopoli è di quasi 13 milioni di persone. Questo numero aumenta considerevolmente per i tanti pendolari, da renderla uno dei luoghi più popolati al mondo. Come se non bastasse, la città di per sé ha una popolazione di 1,8 milioni di abitanti, distribuiti su un territorio di appena 39 km quadrati. Significa una densità abitativa di 119.000 persone per chilometro quadrato. Molto più di altre grandi città come Mumbai o Parigi. Il Nepal detiene parecchi primati mondiali. Sul suo territorio si trova la vetta più alta del mondo, il maestoso Everest, così come la gola più profonda del mondo, il Kali Gandaki. Il Nepal ha un'altissima concentrazione di patrimoni dell'umanità. Se ne trovano 7 in appena 16 chilometri. Sarebbe normale aspettarsi che l'albero di Natale più grande del mondo fosse in Finlandia o un altro paese nordico. E invece il più alto albero di Natale del mondo è stato certificato dal Guinness dei primati in Sri Lanka nel 2017. Era alto 72 metri e fabbricato usando legno e metallo. Il cosiddetto albero venne decorato con 600.000 lampadine LED che si accendevano di notte. Somigliava più ad una nave spaziale che ad un albero ed è costato circa $80.000. Viaggiando lungo l'autostrada Trans-Canada fino a raggiungere lo stato del Quebec, fate attenzione. Troverete la città dal nome più allegro del mondo, St. Louis du Haha. Esatto, si chiama proprio così, inclusi i due punti esclamativi. La cittadina detiene il primato mondiale per il maggior numero di punti esclamativi nel nome di una città. Solitamente i segnali stradali servono per informarti o avvertirti mentre guidi, ma in Australia esistono strade talmente lunghe e noiose che i segnali sono messi per intrattenere gli automobilisti. Questi cartelli stradali includono immagini della ricca fauna locale, oppure curiosità divertenti. Servono a mantenere chi guida sveglio, evitando pericolosi colpi di sonno. In Romania più del 96% della popolazione possiede una casa, un numero incredibilmente alto, tanto che la Romania è il primo paese al mondo per numero di case di proprietà. La posizione geografica del Pakistan è unica al mondo. Al crocevia tra Medio Oriente, Asia Centrale, Cina e Asia Meridionale. Lo stato asiatico inoltre vanta una delle più grandi e antiche miniere di sale al mondo. La miniera di Maio contiene oltre 300 milioni di tonnellate di sale. A Singapore, l'aeroporto internazionale Changi ha vinto per 7 volte il titolo di miglior aeroporto al mondo. 7 volte di fila. Ma cos'ha questo aeroporto di tanto speciale? Chissà, le farfalle, le orchidee, i girasoli, i cactus e i giardini con le ninfe? Oppure la piscina sopraelevata, la stazione di gioco Xbox 360 o il cinema? O magari le 6 sale da pranzo specializzate in varie cucine, gli innumerevoli ristoranti gourmet o il caffè Hello Kitty col giardino di orchidee. Il motivo di tante vittorie sarà uno di questi, sicuramente. Circa 89 milioni di turisti visitano la Francia ogni anno. La Francia detiene il primato incontrastato di paese più visitato al mondo. La Mongolia è di certo il paese che fa il caso tuo se vuoi avere un po' di spazio tutto per te. È uno dei paesi meno densamente popolati al mondo. Per la precisione, ha una densità di appena 5 abitanti per chilometro quadrato. Il territorio d'altronde è quasi tutto montuoso o occupato dal deserto del Gobi. Il Canada è ufficialmente il paese più istruito del mondo, con ben il 56% della popolazione che può vantare un titolo di studio universitario. Lo Stato federato dei 7 ricchissimi Emirati Arabi non vanta solo affascinanti deserti e spiagge cristalline. Ospitano anche l'edificio più alto del mondo, il Burj Khalifa. Sul grattacielo si trova il secondo punto panoramico più elevato al mondo e gli ascensori percorrono distanze maggiori rispetto a qualsiasi altro ascensore sul pianeta. I Paesi Bassi sono la nazione con il maggior numero di bici pro capite. Con una popolazione di 17 milioni di abitanti, ci sono 22,5 milioni di bici.
la lunghezza totale delle piste ciclabili qui supera i 35.000 km, quasi quanto l'intera circonferenza del pianeta. Il 36% degli olandesi usa la bici come mezzo di trasporto principale. Treni avveniristici, anime e manga, lotte di sumo, cerimonie del tè. In cosa, secondo te, il Giappone ha il primato mondiale? Beh, tra tutte queste cose in realtà è il primato per maggior numeri di ristoranti 3 stelle Michelin del mondo. Ben 34 in tutto. Panama ha la più grande flotta commerciale del mondo. Consiste di oltre 9.000 imbarcazioni. La peculiare posizione geografica del piccolo stato, col passaggio tra due oceani e le vantaggiose condizioni economiche, sicuramente lo spiega. La Germania, si sa, fa dell'ordine un vanto nazionale. I trasporti pubblici sono i migliori al mondo e i treni sono sempre in perfetto orario. Ma non solo, qui esistono anche oltre 1.500 varietà di pane. Più che in qualsiasi altro paese. Vi va un bel panino di segale? San Marino è l'unica nazione al mondo dove ci sono più auto che abitanti. Detiene infatti il primato mondiale per maggior numero di automobili per abitante. 1.263 auto ogni 1.000 persone. La Costa d'Avorio si può vantare di essere leader mondiale nella produzione e l'esportazione di cacao. Un terzo del fabbisogno mondiale di cacao viene prodotto qui. Solo nel 2017 la produzione ha raggiunto i 181 miliardi di chilogrammi di cacao. E più della metà sono finiti nella mia cucina. In Giappone, entrando in qualsiasi edificio, si può parcheggiare l'ombrello assicurandolo ad un lucchetto, come fosse una bici. State sicuri, nessuno ve lo ruberà. E soprattutto non sporcherete o bagnerete il pavimento se fuori piove. Tutti gli uffici pubblici o governativi e tutti gli alberghi sono dotati di questo sistema. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Estonia è il paese con l'aria più pulita al mondo, ma è anche uno dei paesi migliori per avviare una startup, con una percentuale di 30 attività tecnologiche ogni 100.000 abitanti. La nostra Italia è il paese al mondo col più alto numero di siti protetti dall'UNESCO. Ce ne sono ben 55 su tutto il territorio nazionale. Abbiamo anche l'unico vulcano attivo dell'Europa continentale, che naturalmente è l'Etna, in Sicilia. I turchi amano il tè come nessun altro popolo al mondo. In media ogni turco consuma 7 kg di foglie di tè ogni anno. Significa che in media bevono dalle 3 alle 5 tazze di tè ogni giorno. A Papua Nuova Guinea si parlano 3 lingue ufficiali. Niente di strano. Ma in totale sull'isola sono 832 le lingue di uso comune parlate. Il più alto numero al mondo di lingue parlate in un solo paese. In Australia ci sono 10 volte più cammelli che koala. Può sembrare paradossale, eppure è l'Australia a fornire il maggior numero di cammelli ai paesi del Medio Oriente. In Giappone ci sono più di 5 milioni di distributori automatici. Molto utili per risparmiare tempo quando si lavora fino a tardi, che è una cosa comunissima da quelle parti. I distributori automatici in Giappone non vendono solo snack e bevande, ma anche aragoste, vive o ombrelli. Si trova di tutto. Ok, sto immaginando di comprare una aragosta viva in un distributore automatico. In Canada si mangia più macaroni and cheese che in qualsiasi altro paese del mondo. Una ricetta simile, vagamente somigliante alla nostra lasagna, che era in uso tra le popolazioni indigene del Canada già nel XIV secolo. La Grecia, grazie al suo tipico clima mediterraneo, è il terzo produttore di olio d'oliva del mondo. Ne produce infatti il 10% del totale esportato nel mondo. Ma il fatto più curioso è che i greci stessi ne consumano più di chiunque altro, oltre 23 litri l'anno per abitante. Le banconote dei dollari australiani sono fatte di polimeri, cioè un tipo speciale di plastica, sin dal 1988. L'Australia fu la prima nazione al mondo a stampare denaro su polimeri. Queste banconote sono molto più comode perché restano in buono stato più a lungo delle normali banconote di carta. Gli agenti di polizia di alcuni stati indiani sono incoraggiati a portare i baffi. L'idea è che un uomo con i baffi appare più degno di rispetto. Ma va? Per motivare gli agenti viene offerto un aumento di circa 30 rupie, più o meno 50 cents. Ma ehi, sono sempre soldi. Abbiamo finito, ma mi raccomando, raccontatemi cosa c'è di davvero unico al mondo nella vostra regione o nella vostra città. Qui sotto nei commenti, non vedo l'ora di leggervi. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti like al video e condividilo con i tuoi amici. Ecco qui già pronti per te altri video che ti piaceranno. Clicca su quello a sinistra o a destra e resta con il lato positivo.